Ave, Romani. Vetonia, vita dei Cesari. Libro primo, Cesare. Aveva 15 anni quando perse il padre. Nell'anno successivo gli fu conferita la carica di Flamen Dialis. Separatosi da Costuzia, donna di famiglia equestre ma molto ricca, alla quale era stato fidanzato fin dalla più giovane età, sposò Cornelia, figlia di Cinna, quello stesso che era stato eletto console per ben 4 volte. Da lei ebbe una figlia, Giulia, e neppure Silla poté costringerla a divorziare. Allora il dittatore lo privò della sua carica sacerdotale, della dote della moglie e dell'eredità di famiglia, inserendolo quindi nella lista dei proscritti. Cesare fu costretto così a starsene nascosto, a cambiare rifugio quasi ogni notte, quantunque ammalato piuttosto gravemente di febbre quartana. Finalmente, per intercessione sia delle vergini vestali, sia di alcuni suoi parenti, ottenne la grazia. E si dice che Silla, rifiutatosi a lungo di accogliere le preghiere dei suoi più illustri amici e oppostosi tenacemente alle insistenti richieste, alla fine, vinto, abbia esclamato. Non si sa bene se per un'intuizione o per uno strano presentimento. Esultate e tenetevelo stretto, ma sappiate che colui che volete salvo ad ogni costo, un giorno sarà la rovina del partito aristocratico, che voi avete difeso insieme con me. In Cesare, infatti, sono nascosti molti mali. Fece poi il servizio di leva in Asia, presso lo stato maggiore di Marco Termo. Mandato da costui in Bitinia per cercare una flotta, si attardò presso Nicomede. E qui corse voce che si fosse prostituito a questo re. Egli stesso alimentò questa diceria, quando pochi giorni più tardi rientrò in Bitinia con la scusa di recuperare un credito concesso ad un suo schiavo affrancato, divenuto suo cliente. Tuttavia, gli ultimi anni della sua campagna militare gli procurarono una fama migliore e Termo, in occasione della conquista di Mitilene, gli fece assegnare la corona civica. Prestò servizio anche in Cilicia, ma per poco tempo. Era giunta infatti la notizia della morte di Silla e allora, con la speranza di qualche nuova discordia, che già si profilava ad opera di Marco Emilio Lepido, si affrettò a rientrare a Roma. Qui, tuttavia, nonostante le vantaggiose proposte, si guardò bene da far lega con lo stesso Lepido, perché diffidava delle sue capacità e soprattutto perché gli sembrava che le circostanze fossero meno favorevoli di quanto avesse immaginato. Quando la discordia civile fu domata, Cesare incriminò per concussione Dolabella, un ex console che aveva meritato il trionfo. Poiché l'imputato era stato assolto, decise di andarsene a Rodi, un po' per sottrarsi ad eventuali vendette, un po' per seguire durante quei giorni di riposo e inattività le lezioni di Apollonio Molone, a quel tempo il più celebre maestro di oratoria. Durante la navigazione verso Rodi, avvenuta nella stagione invernale, fu fatto prigioniero dai pirati e rimase con loro, non senza la più viva indignazione, per circa 40 giorni, in compagnia di un medico e di due schiavi. I compagni di viaggio, infatti, e tutti gli altri servi erano stati inviati immediatamente a Roma per raccogliere i soldi del riscatto. Quando furono pagati i 50 talenti stabiliti, venne sbarcato su una spiaggia e allora, senza perdere tempo, assoldò una flotta e si lanciò all'inseguimento dei pirati. Li catturò e li condannò a quel supplizio che spesso aveva minacciato loro per scherzo. Mitridate, intanto, devastava le regioni vicine al suo regno e Cesare, per non apparire inattivo mentre altri si trovavano in difficoltà, da Rodi, dove era giunto, passò in Asia. Con un certo numero di truppe che aveva raccolto, scacciò dalla provincia il luogotenente del re e ridiede fiducia alle popolazioni inerti e dubbiose.
Durante il suo tribunato militare, la prima carica che ottenne con il suffragio popolare, dopo il suo ritorno a Roma, appoggiò vigorosamente coloro che volevano ripristinare l'autorità tribunizia che Sylla aveva indebolito. Quando divenne questore, dalla tribuna dei rostri pronunciò, secondo la consuetudine, il discorso funebre in onore della zia Giulia e della moglie Cornelia, che erano morte. Proprio nel loggio della zia riferì di lei e di suo padre questa duplice origine. La stirpe materna di mia zia Giulia ha origine dai re. Quella paterna si congiunge con gli dei immortali. Infatti da Anco Marzio discendono i Marzi, e tale fu il nome di sua madre. Da Venere hanno origine i Giuli, alla cui gente appartiene la nostra famiglia. Vi è dunque nella stirpe la santità dei re, che si innalzano sugli uomini, e la solennità degli dei, sotto il cui potere si trovano gli stessi re. Rimpiazzò poi Cornelia con Pompea, figlia di Quinto Pompeo e nipote di Sylla. Da lei divorziò più tardi, sospettandola di adulterio con Publio Clodio. Si andava dicendo che Clodio si era introdotto da lei con vesti femminili durante una pubblica cerimonia religiosa. Il Senato dovette ordinare una inchiesta per sacrilegio. Sempre come questore gli fu assegnata la Spagna ulteriore. Qui, con delega del pretore, percorse i luoghi di riunione per amministrare la giustizia, finché giunse a Cadice, dove, vista la statua di Alessandro Magno presso il Tempio di Ercole, si mise a piangere, quasi vergognandosi della sua inettitudine. Pensava infatti di non aver fatto nulla di memorabile all'età in cui Alessandro aveva già ottenuto il mondo intero. Allora chiese subito incarico a Roma per cogliere al più presto l'occasione di compiere grandi imprese. Nello stesso tempo, turbato da un sogno della notte precedente, aveva infatti sognato di violentare la propria madre, fu incitato a nutrire le più grandi speranze dagli stessi indovini che gli vaticinarono il dominio del mondo quando gli spiegarono che la madre, che aveva visto giacere sotto di lui, altro non era che la terra stessa, considerata appunto madre di tutti. Lasciata dunque prima del tempo la provincia, si recò a visitare le colonie latine che lottavano per ottenere i diritti di cittadinanza, e molto probabilmente avrebbe tentato qualche grosso colpo se i consoli, prevenendo i suoi progetti, non avessero trattenuto per un po' di tempo le legioni arruolate per un'operazione militare in Cilicia. Non di meno anche a Roma tentò qualcosa di più grande. Infatti, pochi giorni prima di accedere alla carica di edile, venne sospettato di aver complottato con l'ex console Marco Crasso, d'accordo con Publio Sylla e con Autronio, condannati per broglio elettorale dopo essere stati designati consoli. Il piano prevedeva di attaccare il Senato al principio dell'anno e uccidere tutti quelli che avevano preventivamente stabilito. Compiuta la strage, Crasso sarebbe diventato dittatore. Cesare sarebbe stato da lui nominato maestro della cavalleria e organizzato lo Stato a loro piacimento. Sarebbe stato conferito il consolato a Sylla e a Autronio, di nuovo. Tanusio dice che Crasso, o perché pentito o perché timoroso, non si fece vedere il giorno della strage e di conseguenza nemmeno Cesare diede il segnale. Curione dice che, come segnale, Cesare avrebbe dovuto far cadere la toga virile dalla spalla. Quando era edile, adornò non solo il comizio, ma anche il foro e le basiliche di portici provvisori per esporvi una parte delle molte opere d'arte che egli possedeva. Organizzò, o con la collaborazione del collega in carica o per conto proprio, battute di caccia e giochi. Così avvenne che anche delle spese sostenute in comune si ringraziava soltanto lui. E il suo collega Marco Bibulo non nascondeva che gli era toccata la stessa sorte di Polluce.
Come infatti il tempio dei due fratelli gemelli, eretto nel foro, veniva indicato soltanto con il nome di Castore, così la generosità sua e di Cesare solo a Cesare era attribuita. Per di più Cesare offrì anche un combattimento di gladiatori. Tuttavia, meno grandioso di quello che aveva progettato. La verità era che i suoi amici si erano preoccupati perché da ogni parte aveva raccolto un'enorme quantità di gladiatori. Per questo si stabilì che a nessun cittadino fosse lecito possederne in Roma più di un certo numero. Guadagnatosi il favore del popolo, con l'aiuto di alcuni tribuni, brigò di farsi assegnare attraverso un plebiscito la provincia dell'Egitto. Vedeva là l'occasione di ottenere un incomando straordinario, perché gli abitanti di Alessandria avevano scacciato il loro re, che il Senato aveva dichiarato amico e alleato. L'atto di rivolta era disapprovato a Roma. Tuttavia, per l'opposizione degli ottimati, non ottenne lo scopo. Allora, per ridurre in qualunque modo possibile la loro influenza, ripristinò i trofei delle vittorie di Mario su Giugurta, sui Cimbri e sui Teboli. Trattando poi la questione dei sicari, considerò tali anche coloro che durante il periodo delle proscrizioni avevano ricevuto denari dall'erario per essere stati delatori di alcuni concittadini romani, e ciò nonostante le eccezioni previste dalle leggi Cornelie. Deposta la speranza di avere il comando di una provincia, si diede da fare per ottenere la dignità di pontefice massimo, naturalmente con grandi aggezioni di denaro. Così, pensando all'enormità dei suoi debiti, sembra che, avviandosi alle elezioni, abbia detto la madre che lo abbracciava: «Non tornerò a casa se non con la carica di pontefice massimo». In tal modo batté due competitori molto potenti, che lo superavano sia per età che per dignità. Anzi, ottenne più suffragi nelle loro tribù che quei due in tutte le altre messe insieme. Era pretore quando venne scoperta la congiura di Catilina, e mentre compatto il Senato decretava la pena di morte per i congiurati, lui solo sostenne che si doveva imprigionarli separatamente nelle città municipali e confiscare i loro averi. A furia di mostrare che il popolo romano avrebbe in seguito provato invidia per loro, gettò un tal panico tra i fautori della severità ad oltranza che il console designato Decimo Silano non si vergognò di dare un'interpretazione più addolcita alla sentenza, proprio perché sarebbe stato vergognoso cambiarla, e disse che era stata presa in un senso più rigoroso di quanto egli stesso intendesse. Cesare avrebbe ottenuto lo scopo perché erano già passati dalla sua parte moltissimi senatori, tra i quali anche Cicerone, il fratello del console, ma il discorso di Catone convinse finalmente in Senato indeciso. Anche allora, tuttavia, egli non rinunciò alla sua opposizione, finché una schiera di cavalieri romani, che se ne stava in armi attorno alla curia per sorvegliare, lo minacciò di morte per la sua eccessiva insistenza, dirigendo contro di lui le spade sguainate. Coloro che gli erano seduti vicino si allontanarono e a stento alcuni amici riuscirono a proteggerlo, prendendolo tra le braccia e riparandolo con la toga. Veramente spaventato questa volta, non solo desistette, ma per il resto dell'anno non si fece più vedere in Senato. Ma quando Cecilio Metello, tribuno della plebe, volle far passare contro il parere dei colleghi alcune leggi chiaramente sovversive, se ne mostrò il più grande sostenitore e il più costante difensore, finché tutti e due, per decreto del Senato, furono rimossi dalle loro funzioni politiche. Ciononostante ebbe il coraggio di restare in carica e di continuare ad amministrare la giustizia. Quando poi venne a sapere che si stavano preparando per impedirgli ogni attività con la forza delle armi, congedati i suoi littori e deposta la toga pretesta, si ritirò segretamente in casa, deciso per il momento critico a starsene tranquillo. Arrivò perfino 2 giorni dopo a placare la folla che si era spontaneamente riunita sotto casa sua, per promettergli rumorosamente di aiutarlo a riprendere la sua carica. Poiché il fatto avvenne contro ogni aspettativa,
Il Senato, che in fretta si era riunito proprio a causa di questo assembramento, lo ringraziò attraverso i cittadini più in vista, lo fece chiamare in curia, lo lodò con belle parole e lo reintegrò nelle sue cariche dopo aver revocato il precedente decreto. Ma incorse ancora in un altro inconveniente quando venne denunciato come complice di Caterina, prima davanti al questore Negro, su delazione di Lucio Vecchio, poi davanti al Senato, su delazione di Quinto Curio. A costui erano stati assegnati premi pubblici, perché aveva svelato per primo il piano dei congiurati. Curio sosteneva di aver saputo da Catilina la complicità di Cesare e Vecchio arrivava a promettere di mostrare un biglietto autografo scritto da Cesare per Catilina. Pensando di non dover in nessun modo sopportare una simile accusa, Cesare dimostrò, invocando la testimonianza di Cicerone, che proprio lui aveva svelato al console alcuni dettagli della congiura e fece in modo che nessuna ricompensa fosse assegnata a Curio. Quanto a Vecchio, gli si inflisse un sequestro, si presero i suoi mobili e fu quasi messo alla berlina davanti ai rostri. Dopodiché Cesare lo fece mettere in prigione. Con lui vi cacciò anche il questore Novio, perché aveva permesso che davanti a lui venisse accusato un magistrato di grado superiore. Allo scadere del suo mandato di pretore gli fu assegnata la Spagna ulteriore. I suoi creditori però non lo lasciavano partire, ma si sbarazzò di loro con l'aiuto di gente che garantiva per lui. Quindi, contrariamente alle consuetudini e alle leggi, partì prima ancora che le province furono dotate di tutto il necessario. Non è ben chiaro se lo fece per timore di un processo che gli si stava intentando privatamente o per recare aiuto con più tempestività agli alleati che lo invocavano. Pacificata la provincia, con altrettanta rapidità, senza attendere il suo successore, tornò a Roma per chiedere contemporaneamente sia il trionfo che il consolato. Le elezioni però erano già state indette, quindi non si poteva tener conto della sua candidatura, a meno che non fosse entrato in città come privato cittadino. Brigò per ottenere una deroga dalla legge, ma molti gli si opposero. Così, per non essere escluso dal consolato, fu costretto a differire il trionfo.